C'è roba gratis. Vediamo che cosa. Che bello! Qualcosa di gratis. L'unica cosa che mi interesserebbe qua dentro sarebbe l'armatura della RNC. So che c'è. Questa è l'unica cosa che so. Anche questo è gratis. Grazie. Guarda, avessi i soldi, ce lo butterei, ma non ci penso neanche. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Fallout 76. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. La scorsa puntata ci siamo lasciati con noi che siamo usciti dal Vault 76, appunto. Ora, mi avete detto che il gioco, ovviamente, siccome online, non si salva. Ma da quello che ho letto nel gioco, dovrebbe salvare in determinati punti. Ok, mi ha salvato qui. Oh cazzo. Ok, per un attimo ti ho visto. Ti ho visto che non avevi vestiti, eh. Oh, carino. Carino il venditore di medicine. E che cos'è questo? Le munizioni. Noi che siamo arrivati qua l'altra volta, che cosa succede? Cioè l'altra volta abbiamo ucciso il tizio e ci siamo fermati. Ma guarda un po' chi è ritornato. Ecco fatto. A posto, signora? Sarebbe finita male. Sì, interagisci? Dai, sto schiacciando X io. Vabbè, ok. Non è esattamente la presentazione che speravo per il Wayward. Scusami, tesoro. No, tranquilla. Il primo giro lo offro io. Oh, ti ringrazio. Mi chiamo Duchessa. Posso fare qualcosa per te? Non lo so. Tra l'altro il suono della bibita mi ricordava tanto quello di Skyrim. Allora, il fatto che il sovrintendente sia andato via sembrerebbe essere un punto importante, ma non mi sembra così fondamentale. Vabbè, dimmi di sto tesoro, scusami. Ne so quanto te, tesoro. Grazie. E è arrivato qui dicendo che dovevo rivelare dove fosse una persona di nome Crane, a cui forse devo aver servito da bere. Da allora un via vai di delinquenti mi disturba in continuazione. Non è la situazione migliore per... Immagino, cara. Ti serve per caso una mano? Ora che ci penso, sì. Un paio di mani in più sarebbe molto utile. Immagino, certo. Pagami. Il ragazzo che hai sistemato non è il primo della sua banda che viene qui. Bene. Ma voglio che sia l'ultimo. Di norma contaci. Mando i miei a sistemare questo genere di cose. Ma siamo in pochi e non ho le persone giuste. C'è solo ma un ghoul. Se vuoi pensarci tu, posso ricompensarti come si deve. In che modo, signorina duchessa? Allora, che ne dici? Lei ci sta provando con me, signora? Quanto mi dai? 50 tappi se porti a termine l'incarico. Wow. Proprio la mancia della nonna. Dimmi del piano. Ma a parte che... come stai sorridendo, amica? Ecco i dettagli. Vai, spara. Dunque, questi ragazzi sono venuti qui a cercare Crane. Io dico che possiamo sfruttare la cosa. Come certo. Ottenere l'attenzione di un branco di teppisti ostinati? Facendo girare un po' di informazioni? Siamo persone sveglie. E penso proprio di sapere come fare. Ok. Dammi solo un attimo. Vada, vada, signora. Beh, le animazioni del culo non mi sembrano così brutte. Sì, dovrebbe andare. Ecco, sappi che la progettazione non è esattamente il mio forte. Ma c'era bisogno di sta animazione per la... sì, progettazione? Ok, va bene. Allora, qui ti ho scarabocchiato il progetto di un'insegna fatta in casa della società di caccia al tesoro Crane. Ma porca... Se non ho fatto casini, include un piccolo sistema di trasmissione integrato. Inviare annunci e attirare l'attenzione della banda dovrebbe essere una passeggiata. Beh, certo. Sostanzialmente devo fare da bersaglio. Devi costruirlo, alimentarlo e fare in modo che la trasmittente radio li porti qui. Poi rintracciare il loro capo e convincerlo a lasciarci in pace. Vi hanno insegnato a realizzare i progetti in quel vault, vero? Minchia, hai voglia. Ero il primo della classe. Come fai a sapere che vengo da un vault?
C'hai il vestito addosso. Va bene, proviamoci. Molto bene. Ehi, se ti serve un ripassino, il buon vecchio Morty Mort può aiutarti. A che ti riferisci, Mordecai? Esatto. Ehi, non per vantarmi, ma ho dei nastri che trattano giusto quell'argomento. Grazie, Mort. Mi serve qualche tutorial. Va bene. Se hai bisogno di rivedere alcune cose, parla con Mort. Sì, ne ho bisogno. Probabilmente dovrai anche recuperare dei materiali. Legno, componenti elettronici, fili di rame e simili. Ottimo. Quindi forse dovrai ricavare alcuni pezzi di ricambio da questi rottami. Ma visto che mi stai facendo un favore, posso anche procurarti dei materiali per banchi da lavoro. Chissà, magari con l'occasione imparerai qualcosa di utile. Sì, ma un po' più veloce sti dialoghi, forza! Dunque, siamo pronti a metterci all'opera? Sì, se non saltiamo ogni volta mezzo minuto di silenzio. Tutto qui? Una volta scoperto dove si nascondono, assicurati che il loro capo recepisca questo messaggio. Il Wayward va lasciato in pace. Sì, ma un ecco po' qua, più... il nastro del soprintendente. Credo. Grazie, che duchessa. Nelle sue intenzioni, quell'accampamento servisse ad aiutare i suoi a essere autonomi. Se ti serve un ripasso, forse vale la pena dare un'occhiata. Allora, a quanto pare il fatto che il sovrintendente sia scomparso sembrerebbe essere un punto abbastanza fondamentale della trama. Quanti rumori per tutti assieme. Raccogli una statuetta, un olonastro, una rivista. Ottimo. Ulla, quanta roba. Forse saliamo anche di livello? No, per poco. Beh, un po' di roba l'abbiamo. Abbiamo due fucili da caccia, i coltelli, le molotov e alcune pistole. Beh, io vorrei venderle però la roba. Credo di aver capito che la trama sia comunque cercare il sovrintendente. Non pensavo che fosse comunque una cosa così fondamentale. Cioè, nessuno mi ha detto: ehi, il fatto che il sovrintendente se ne sia andato è un problema. Non la vedevo così. Sostanzialmente tutti se ne erano andati. Perché doveva essere un problema che anche il sovrintendente, che era il nostro capo, se ne fosse andato? Non l'ho vista così io. Magari sono stupido che non ho capito la trama. Per carità, potrebbe essere. Ma non la vedo così io. Vabbè, uno dei miei obiettivi è fare un camp. Proviamo a vedere se posso posizionarla da qualche parte in queste zone. Dove posso metterti? Io le sto tentando un po' tutte, eh. Non gli va bene nulla. Oh, qua gli va bene, ottimo. Qua mi sembra ci siano un po' di risorse anche. Dai. Yeah, il mio primo camp e sono salito di livello. D'accordo, dammi il mio pacchetto di figurine. Guardiamo che cosa abbiamo. Allora, uomo d'azione, rigenerazione dei punti azione. Una volta ogni 20 secondi usi automaticamente quando la salute è al 20%. Non male. Permette ora di mirare agli arti, guadagni precisione e danni per colpo. Non male. Tutte le bevande dissetano un ulteriore 25%. Gli steam pack ripristinano il 15% di salute. Da mischia una mano infliggo 10% di danni. In un accampamento, in un'officina della squadra, la velocità di aumento della fame e la sete è ridotta al 40%. Quando sei in squadra ottieni... minchia, devo essere per forza in squadra per averla. 30% in meno di radiazioni, questo non sarebbe male. Di trovare carne extra nei cadaveri di animali. Big Pharma, probabilità di trovare sostanze extra per il primo soccorso nei contenitori medici. 40% di trovare munizioni. Peso di sostanze è ridotto del 30%. Io farei trovare più roba. Ma sì, dai, lo accetto. Vado di culo e cerco più roba. Abbiamo una I e una L ora. Dov'è il mio camp? Eccolo qua. Se trasferisco roba, mi rimane il peso o va dentro il camp e rimane nel camp? Io farei che per adesso roba del genere la metto giù. Oddio, fammi solo vedere una roba. Cioè, tutta sta roba mi stai dicendo che è sbloccata nel negozio atomico? Cioè, la devo comprare? Wow. Wow. Cioè, wow. Santo cielo. Ragazzi, io non so, non riesco a capire un cazzo. Passatemi il termine, ma non sto capendo nulla. Zero, totale. Cioè, io veramente non so cosa stia succedendo. Cioè, per esempio, come faccio a toglierlo un camp io?
Qua mi hanno detto di fare quello per le armi. Va bene, facciamolo. Ok, ho fatto quello per le armi. E ora, ricicla oggetti. Ah, aspetta, io li ho messi tutti via. Ecco qua. Ora, ricicla gli oggetti. Ricicla tutti i materiali. E ci guadagno questa roba. Ottimo. Ok, i materiali ora. Dove finiscono? Tutti qua? Credo di sì. Ho appena guadagnato un laser per aver, come si dice, riciclato un'arma. Ottimo. Ho già ottenuto un altro trofeo. Fantastico. Trasferiamo tutta la roba, depositiamo tutti i materiali. La cosa stupida è che devi fare passaggio per passaggio, cioè una volta che ottieni i materiali devi metterli via. Non è molto molto intelligente la cosa, eh. Però vediamo, tipo le mie armi, fucile da caccia. Ah, posso caricargli gli aspetti, posso renderli diversi, posso fargli una canna lunga, questo sarebbe un'idea interessante. La cosa assurda è che devi sbloccarle le mod. Però va bene, facciamolo. Un fucile. Ah, però guarda. Oh, questa cosa non è normale. Se io cambio l'aspetto dell'arma, poi non posso ritornare indietro. Cioè non è che mi dà la mod di quello precedente. Ah, queste sono le armi che posso creare. Ottimo. E per ripararle invece, ispeziona ripara, eccola qua. Kit di riparazione. Ah no, ecco, ripara al banco. Ok, non ne vale la pena per questo. Ma magari per il fucile. Magari per il fucile ne vale la pena. Vediamo. Adesivo, alluminio, acciaio. D'accordo. Massime condizioni. Io spero vivamente che il mio camp poi non venga saccheggiato. Io non so come funziona, ma credo che una volta che io ho il mio camp, poi non sia solo mio. Punto. Giusto? Kit di riparazione avanzato, questo lo teniamo. Anche le munizioni hanno un peso. Attenzione, questa non è una cosa da poco. Vediamo com'è sto fucile. Ok, dai, ci sta. Ho scoperto un posto stando fermo. In che modo? Ah, eccolo qua dov'era l'accampamento del sovrintendente. Grazie di tutto. E boh, speriamo in bene. Vediamo, posso fare questa roba qua. Una crostata di bacche lunari. E mi serve del legno. Ok, d'accordo. Facciamoci una crostata. Beh dai, è già stato qualcosa. Progetto letto di metallo. D'accordo. L'ho appreso? Credo di sì. Dammi tutto, tutto, tutto quanto. Io credo che il gioco funzioni che ogni chest che trovi c'è dentro la tua roba. Credo funzioni così. E siccome nessuno me lo sta spiegando, ipotizzo. Credo che queste note io le debba usare. Apprendi e apprendi. Bon, e abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Costruisci l'insegna. In che categoria sarà? Categoria missione, ok. Eccola qua. Cosa mi serve? Mi serve l'elettricità. Non è molto pratica la cosa. Ok, l'insegna è pronta. Preparazione trasmissione. Errore. Ma... è richiesta la connessione al sistema di trasmissione. Ah, ecco, vedi. Depositare il nastro dati in un terminale del sistema di trasmissione. Bersaglio segnato. Ok, carica il nastro trasmissione in una torre. Ah, ma scusami, ma quindi stava funzionando veramente? Ma porca, perché non sto capendo nulla io? Oh. Vuoi visitare il nostro negozio? Manco per il cazzo. Allora, io mi trovo qua. La torre si trova qua. Carica il nastro. Io non ho idea di come questo coso abbia funzionato senza elettricità, ma va bene lo stesso, guarda. Eviterò di farmi questo tipologia di domande da ora in poi. Proviamo ad andare a vedere. Questo deve essere il camp di qualcuno, credo, non lo so. No, credo non sia un camp, è troppo perfetto per esserlo. Però potrei dormire. È appena scomparso il letto. Ottimo. Sono in cerca di cibo, non toccare le mie cose. Grazie. Credo che la sua ricerca di cibo sia finita abbastanza male. E quello cos'è? Non lo so, ma tanto il mio obiettivo è da quelle parti. Ma, allora, a meno che questa non sia creata da un giocatore, e credo di sì. Sì, assolutamente è creata da un giocatore. Ci sta, la casa è proprio bella. La casa è carina, ci sta. Credo sia di un giocatore io questa. Buongiorno. No, dai, è assolutamente di un giocatore. Il coso di decontaminazione. Posso usarlo? No, non posso usarlo, che cosa triste.
Ma dai, questa è una statua di un Deadclaw. Ma che figa. Bella sta casa. Mi piace, è fatta bene. Complimenti. Di chiunque sia questa casa, congratulazioni. E qua, come avevo immaginato, ogni cesta è roba mia. Ehi là, alleato di Spinel 17. Allora, ricicliamo tutto. Comunque, scusami, di che livello sei tu? Ah, 39, avevo letto 300. Questa cosa la sapevo. Suonare per tot minuti uno strumento dovrebbe aumentare la nostra esperienza, se non sbaglio. Vabbè, suona quello che vuoi. Ok, credo di aver fatto abbastanza. Non so quale fosse il bonus che mi ha dato, ma in ogni caso credo sia qualcosa comunque di utile. Vabbè, forse, lo ammetto, forse sono stato un po' con i piedi di piombo, diciamo, forse. Ancora sto giudicando. Ma se non penso che questo gioco è costantemente online e che abbia qualche problema, forse, dico forse, potrebbe anche piacermi. Tra l'altro dovrò andare da quel tizio di nuovo perché ha un bel po' di cibo, quindi magari qualcosa glielo rubo. Ho mangiato tutto, tutto quello che avevo, e sto morendo già di sete, ottimo. Io odio però giocare ai survival. Mi infastidisce il fatto di dover essere costantemente legato a determinate cose, cioè tipo la fame, il sonno. Per carità, è tutto realistico. Non sto criticando Fallout in questo momento, sto criticando un mio gusto personale. I survival non mi sono mai stati a genio al 100%, diciamo. Buongiorno, è qua che devo metterlo? No, assolutamente no. E quello è un ardente. Ottimo. Merda. Aspetta, ho visto roba. Bon, ti prego. No, no, no. Non l'ho colpito mai. Guarda, l'avessi colpito avrei detto cazzo l'ho colpito. Vabbè dai, ho capito. Non spreco neanche le munizioni. Aia, aia. Male, dolore. Morto? Cosa sta succedendo? Guarda, io non ho idea di quello che è successo. Va bene proprio, non mi lamento neanche. Ardenti. Però questa cosa è interessante. Beh, un po' grandicello per carità, ma bellino, bellino. Qua cosa abbiamo invece? Un radaway, ottimo. Roba vuota, però ovviamente la prendo. E una granata. Vabbè, come inizio di sicuro non mi fa schifo. Devo tenerlo più da conto e devo ricordarmi che i preferiti delle armi sono qua e devo schiacciare X ogni volta. Devo ricordarmelo questa cosa. Allora, prendiamo tutto ciò che può essere utile e che posso anche riciclare. Non trovo nient'altro. Ho trovato degli steampack, grazie gioco. E ho anche trovato un nucleo di fusione. Wow, il mio primo nucleo di fusione. E anche una maschera antigas. Ottimo. Ermetici come le maschere, tute Hazmat, prevengono le malattie a trasmissione aerea causate da pericoli ambientali o meteorologici. Wow. Beh, stiamo già prendendo forma. Dai che forse, forse non diventerà certo il mio Fallout preferito, ma potrebbe comunque piacermi. In qualche modo arcaico. Ecco te il nastro di trasmissione. Attivare il segnale. Connessione remota stabilita. Credo di averlo fatto funzionare. E là. Madonna. Un po' più forte non lo mettevano sto rumore? Un po' più forte, no? Grazie. A uno dei prossimi livelli devo aumentare la mia stamina, i miei punti azione, perché sono veramente pochi. E spero che al tizio qua non gli dispiaccia se gli rubo qualche cibo, ma veramente sto morendo di fame. Anzi, vediamo se posso spostare il che... Ah, mi costa 5. Ah, ho capito. Ok, magari qua no. Però magari posso trasferirmi un po' più vicino a lui. Certo, gli devo lasciare il suo spazio probabilmente, per carità, il suo spazio vitale. Ma magari posso trasferirmi qua vicino agli alberi.
Posso mettermi da qualche parte qui? Magari qua sulla roccia? Io lo vorrei mettere qua il mio camp. Gioco, fammelo fare. Voglio vivere vicino a questo che di sicuro ne sa più di me. Fammi trasferire qua, gioco. Un'area di costruzione già esistente. Ah, è per quello allora. Non per la zona. Beh, spero che al tizio non gli dispiaccia se gli rubo magari qualche cibo. Sono sinceramente dispiaciuto e anche povero e un filino affamato. Spero sinceramente che mi perdonerai un giorno. Dai, vediamo se posso trasferirmi qua. Vediamo, magari vicino all'acqua. Vicino all'acqua non mi dispiacerebbe. Magari mi ci butto dentro anche, guarda. Dai, una zona del genere mi piacerebbe. Costruzione già esistente. Ma quanto è ampia la... Oh, guarda, qua posso. Metto il mio camp qua. Mi piace questa zona. Questa sarà la mia nuova casa. E come funzioni? Ok, se ti metto... Posso attaccarti qua all'albero. Mi piace. Mi piace questa zona. Bon. Da oggi tu sarai casa mia. E di tutto questo... Attendi che qualcuno sia attirato dall'insegna. Quale insegna? Non c'è nulla. Buongiorno. Sì, sì. Ray, sei qui? Faccia con calma, Dio mio. Ah, io non mi muovo, Lo sappia. Spero che lei lo sappia, signore. Scusa un attimo, la roba che ho costruito che fine ha fatto? Ah, ok, no, ce l'ho allora. Perfetto. Allora facciamo così. Dovrò iniziare a sistemarmi meglio, ma per adesso... Dai, ce la puoi fare. Oh, ottimo. Per adesso va bene così. Il signore lì, tutto a posto? Guarda te se devo andare io. Ah, ma ce n'è un altro anche lì, mi sa. Le dispiacerebbe venire qua? O vieni qua o questo è un problema. Ehi, ma tu non sei Crane. Che cazzo sta... Guarda, non lo so. Ma io mi sto prendendo un sacco di radiazioni. Senti, ma se ti sparo... Dov'è finito il cadavere? Fammi indovinare. Anche tu stavi cercando Crane. Crane, fammi dove... vedere. Ovunque tu sia. Ah, ma eri tu allora. Senti, ti prego, vieni qua. Non voglio prendermi le radiazioni io. Ecco fatto. Aia. No, non mi sparare. Aiuto! Aia! Ma perché mi sono cacciato in questa situazione? Ne è arrivato un altro? Merda! Questo non era certo previsto. Ma come? Pensavo fossi morto! Beh, almeno... Almeno ce l'abbiamo fatta alla fine. Non era sicuramente così che doveva andare, ma... Oh, è andata così, voglio dire. Beh, mi piace la mia nuova zona. Vicino al fiumicello, un sacco di alberi. Tutto molto carino. Il mio camp appeso all'albero. Non capisco come posso avere la tuta e anche le bretelle. Non lo so, va bene così. Allora, devo dire che... La ruota delle armi preferite mi piace. Mi ricorda molto altri giochi. Anche se è scomodo il fatto che devo schiacciare X per equipaggiarla l'arma. Cioè, una volta che la metto su dovrei averla già selezionata. E invece no. Posso prenderlo questo mais? No, Sono molto triste ora. Che bella immagine questa. Duchessa, ho fatto tutto quello che c'era da fare. Beh, la fatica sembra non avere alcun effetto su di te. Hai scoperto dove si nascondono quelle canaglie? Se per aver scoperto intendi aver sostanzialmente annegato un paio di cristiani, allora sì. Eccellente. Quindi è lì che si trova il loro capo. Dovrai solo... Menarli? La società di legname della Virginia Occidentale? Non può essere. Devi aver sentito male. La cosa sembra preoccuparti. Perché esattamente? Beh, sentito no, è tutto scritto. Non molto tempo fa mi trovavo da quelle parti. La sede della società di legname pullulava di quei grossi bastardi verdi. Di mutanti. Hai presente quella specie di mostri? No, sono uscito ieri dal mio vault.
Potrebbe essere una minaccia più pericolosa di quanto preventivo. Allora dovrò livellare. Hai dei consigli su come procedere? Sparagli in faccia. Beh, non entrerei ad armi spianate, a meno che non si tratti di armi belle grosse. Potresti provare a infiltrarti, vedere se sono disposti a parlare con te. Ma da quelle parti viveva anche una famiglia che deve aver avuto per forza a che fare con loro. Ottimo! Poi c'è anche questo riciclatore speciale, diciamo così, che affermava con sicurezza di conoscere molto bene la segheria. Non sarebbe male visitare sia l'una che l'altro. Ci penserò, Mort, allora. Abbi cura di te, ok? Ci stai facendo un grosso favore. Grazie a te, Mort. Sei molto simpatico per essere un ghoul. Beh, che dire. Tutto ciò che ci rimane da fare ora è riuscire a sopravvivere.